Presentarvi l'edizione 2019 di Quadrilegio, questa iniziativa diciamo importante culturalmente per la nostra città, perché unisce i beni del centro, i palazzi storici, a una mostra di artisti contemporanei sempre di qualità, e soprattutto è il frutto di un lavoro appassionato che un gruppo di persone fa da 8 anni. E appunto con grande passione, con grande entusiasmo e con risultati evidentemente per il seguito che ha. Ecco, però non sarà solo questo il nostro menù, ci sarà anche una, diciamo così, un passo in avanti, perché noi pensiamo già come città a Parma 2020, che è un evento straordinario che noi vogliamo accogliere con il massimo, insomma, dell'impegno, e che ci proietta anche per gli anni successivi, al 2021, per strutturare una città sempre più vicina alla cultura e alle opere d'arte che noi potremo accogliere in questi anni, insomma. Ecco, qui con me, allora, io sono Patrizia Ginepri, sono una giornalista della Gazzetta di Parma, quotidiano che seguirà sicuramente con grande attenzione tutto ciò, e qui con me ho il dirigente dell'assessorato alla cultura, Flora Raffa, che porta i saluti, mi diceva, dell'assessore che purtroppo, sapete, dica un po' cosa è successo. A furia di lavorare, correre, non risparmiarsi mai con questo tempo, ha un principio di broncopolmonite proprio, quindi insomma una cosa per cui si deve tenere riguardato qualche giorno. Lui contava già di uscire oggi, ma secondo me almeno una settimana credo sia il minimo che si debba prendere, quindi, per stare un attimo riguardata con tutto qua. Quindi non si risparmia. Dopo tornerà più in carica di prima. Allora, lei farà insomma portavoce dell'assessorato. Poi abbiamo Francesca Vellani, che naturalmente cura tutto il pacchetto Parma 2020. Molti progetti. E poi ho qui Giulio Belletti, che ci ospita e che è uno dei siti in cui verranno esposte le opere di Quadrilegio. Allora, io inizierei subito da Parma 2020, perché vogliamo già proiettarci in questa realtà così affascinante. Allora, i progetti sono tantissimi. Cerchiamo di capire un po' come vi state muovendo e come potremmo noi interagire con questa meravigliosa avventura, in questa meravigliosa avventura. Buongiorno a tutti, intanto, e grazie. Io, come ha detto la dottoressa, sono il coordinatore dei progetti di Parma 2020. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il mio lavoro è quello di affiancare il team dell'assessorato alla cultura e il comitato per Parma 2020, creando piano piano quel passaggio di consegne tra, diciamo, l'attività 2017-2018, perché l'abbiamo scritto, diciamo, il dossier nel 2017, nel 2018 c'è stata la proclamazione della vittoria e abbiamo iniziato a lavorare ai progetti del dossier. Naturalmente l'organizzazione è un'organizzazione che è in seno all'amministrazione, che adesso però, come la dottoressa Raffa, è qua per parlare del 2019, quindi loro in questo momento sono impegnati sul 2019, e diciamo il team che è stato messo a disposizione dal comitato è un team che affianca l'amministrazione per trascinare poi, diciamo, tutto il programma nel 2020, dove a quel punto lavoreremo come un corpo unico, e lo faremo anche insieme a voi, però, perché il programma di Parma 2020 è un programma che tiene insieme tutti i progetti e tutte le anime del sistema, dove però c'è una sorta di sussidiarietà. Voi portate avanti le progettazioni con la vostra responsabilità e noi in qualche modo le attiviamo e le mettiamo insieme. Il nostro ruolo è quello di attivatori, di moltiplicatori dell'energia, e io credo che sia un grande risultato per una città, perché è un sistema organizzativo che prima non c'era, e non c'era così come non c'è nella maggior parte delle realtà
città, ma l'occasione di Capitale Italiana è stata proprio quella che è stata colta per darsi un assetto diverso, cioè sfruttiamo Capitale Italiana per lavorare su una programmazione condivisa. Il progetto del 2020 di Quadrilegio si inserisce perfettamente in questa organizzazione. È un progetto interessantissimo perché mette insieme, diciamo, i due pilastri anche proprio del dossier, quindi ha interpretato benissimo il concept del dossier. Da una parte il contemporaneo, la vivacità, l'energia della città, dall'altra la storia, l'identità, le radici che si animano e si reinterpretano a vicenda. Questa, anche questa organizzazione, i 12 mesi dei 12 luoghi, in qualche modo interpreta anche il concept, quindi la cultura batte il tempo, batte il tempo dei mesi, delle stagioni, ed è la cultura che ci accompagna in un percorso di riflessione su noi stessi, e grazie proprio al programma artistico che avete messo in piedi. È piaciuto molto alla commissione il progetto e è piaciuto, devo dire, tantissimo, e è stato premiato il grande sforzo che avete fatto perché passare comunque da una manifestazione pur strutturata e come quella di quest'anno e degli anni passati a una manifestazione molto più ampia, ci rendiamo conto che è un grande sforzo sia organizzativo ma anche intellettuale, perché vuol dire mettere insieme tante energie diverse. Quindi credo che sarà un progetto che, a cui farà bene il programma, ma che farà bene anche al programma. Ecco, lei parlando fuori onda diceva che noi comunque dobbiamo strutturare qualcosa anche per gli anni successivi. Sì. Ecco, questo è un concetto importante. Fermarsi, no, alla Parma 2020 è qualcos'altro ormai, cioè non è più soltanto un dossier di candidatura, è una piattaforma di opportunità, è un modo di, è un sistema per guardare avanti. Prima ho detto è una scintilla, fa partire dei progetti, delle iniziative, è l'occasione per costruire quei sistemi e rafforzare quei sistemi relazionali più difficili, che però sono quelli che vanno avanti nel tempo. Quindi anche programmare per il 2021, per il 2022, immaginare dei percorsi di lungo periodo, questo è importante, e il 2020 sarà l'occasione per lanciarli. È un messaggio che abbiamo dato fin dal primo giorno, il fatto che questa sia l'occasione per creare dei sistemi che durino, sia che possano essere infrastrutture, che progetti, e che naturalmente siano anche sostenibili, che è un tema importantissimo per la cultura. L'obiettivo principale del dossier è proprio rafforzare il dialogo tra il sistema culturale e il sistema imprenditoriale, uno dei tre, diciamo, obiettivi del dossier, e l'altro tra pubblico e privato. Ma cosa vuol dire tra pubblico e privato? Vuol dire il pubblico che segna una strada, costruisce delle infrastrutture, e poi il privato che riesce a camminarci sopra anche con la sicurezza di quello che il pubblico può dare in maniera imprenditoriale, anche come state facendo voi, come fate tutti i giorni, perché le persone che sono coinvolte sono tutti imprenditori della cultura. E quindi già essere qui insieme stamattina 19:20 è un grande passo avanti, credo, in quella che è l'organizzazione invece più tradizionale magari degli eventi culturali, che spesso traguardano dei periodi più corti anche nell'organizzazione. Quindi già parlare di 2021, essere qui sul 2019-2020, secondo me è un grande risultato. Ecco, mi chiedo io, da appassionata di arte contemporanea, è difficile affrontare, diciamo, cioè far conoscere l'arte contemporanea, oppure sono state, cioè insomma... È difficile, è una battaglia, diciamo, è una missione che l'amministrazione si è data, perché questo assessore ha detto fin dal primo giorno lavoriamo sul contemporaneo, ma come abbiamo scritto anche nel dossier, il contemporaneo è il momento in cui noi viviamo.
e quindi è giusto conoscere il contemporaneo, lavorare sul contemporaneo, perché vuol dire conoscere il nostro tempo, ed è proprio quel tempo su cui abbiamo scommesso, il tema della rigenerazione del tempo, della rigenerazione dei tanti tempi della città che possono avvenire solo nel contemporaneo, e sicuramente l'arte, l'interpretazione artistica e culturale sono la leva per mettere insieme tutte queste energie e, se volete, anche costruire quello che è essere oggi cittadini di italiani, ma soprattutto europei. Quindi questo movimento ci aiuta veramente anche a segnare la strada per il futuro, a capire dove vogliamo andare, che poi è il grande pensiero di oggi. Cioè Parma 2020 vuole essere anche un stop and think, fermati e pensa, e quindi metteremo anche nel paniere di